Amici YouTube, Minodaccio, allora episodio numero 22. Andiamo avanti con la Roma, che ha già l'Inter praticamente, e anche Solbakken. Che Darbo, 3 milioni. Zirze. Zirze sarebbe molto buona la Roma. Attualmente gioca nel Manchester. Adoko più 40 milioni. 21 più Turam, questo vero, a perdere un centrocampista e acquistare un grande attaccante che è Zirze, che lo riporti in Italia. Arreteghi, Zirze. Arriva Zirze. A inizio episodio già mi arriva Zirze. Questo è un bel acquisto. Caringola può già non pensare allo scudetto, ma lavorare meglio con una squadra un po' più tranquilla. Zigzag prende la 11 a Roma. Turam va al Manchester. C'è Marcus Turam, che interesserebbe anche. Ma all'Inter gli togli tanto, eh? Eccolo. Quanto costa Marcus Thuram? Non è neanche più dell'Inter Marcus Thuram. Marcus Thuram già, andiamo su cifre, ma non esorbitanti, secondo me. A due co più 50 milioni. 40. No, non ci credo, ragazzi. Marcus Thuram potrebbe giocare con la Roma. E Baldanzi a sto punto lo scali dietro. Metti davanti Thuram. Arriva Marcus Thuram. E già la prima contro l'ex Inter. Marcus Thuram. Arreteghi, Turam e Zirze. Mette tutte e tre secondo me davanti, Nicola. Mette tutte e tre davanti. Da 10 Turam. Per poco non giocavo il fratello. Ci è andato via. Stanciu, ragazzi, ma andiamo a vedere un attimo la rosa. Sì,
pagano ovviamente. Allora, Baldanzi lo scali dietro. Ma Baldanzi lo puoi scalare incredibile, perché adesso hanno Turam e Zirze. Pazzesco. Quindi Turam, Zirze. Mamma mia. Mamma mia che Roma, ragazzi. Che Roma. Essa è una Roma devastante. È una Roma devastante, ragazzi. Ah, ci sono due offerte su Uso. Sì, ma oramai Suso non rientra negli schemi di Nicola. 10 Lazio. Il PSG ha vinto ancora una volta la Champions. E per due anni consecutivi è campione d'Europa. Via Suso. Inizia Roma Inter. Prima di campionato. La prima all'Olimpico. L'ex Turam. L'esordio per entrambe, vorranno cominciare bene, rompere bene il ghiaccio da subito. Roma Inter già subito. Tete Radu. L'ex Turam. Ma c'è Vlahovic nell'Inter. Non ci credo. Ha preso Vlahovic. Sì, ha preso Vlahovic. Davvero interessante. Ben ritrovati amici di EA Sports da Pierluigi Parma. Praticamente a Reteghi. Reteghi. Per Rovella. Palo di Reteghi, non ci credo. Porta c'è Magnan nell'Inter. Dal Milan all'Inter è passato. Palla in area di rigore. Allontana solo per un attimo. Non sai che venire. Kumbulla. Ragusin. Cioè, addirittura giocare con Kumbulla. Niente da fare. Dica. Cardinola anche lo 0-0, va bene. Vinci contro i vice campioni d'Italia, perché il campione d'Italia è Correa, Correa, Correa. Oddio. Non uscita di tanto. Ah, Mann. Oh, Mann mi sa che non gioca neanche titolare. Se non sbaglio non gioca titolare Mann. Eh no, perché gioca solo. No, ragazzi, Mann è fuori. Però ha chiesto un po' di riposo a Riccardo Nicola Mann, perché ha fatto il mondiale. Dovrebbe tornare. Detto che ha chiesto un po' di riposo per Zirze. La gira su Rovella. Beh, ragazzi, praticamente ha giocato tutto il mondiale. Occasione per portarsi avanti. No! È qua bravo Magnan, ma
Peccato la Roma. Dalle prossime partite torna anche Mann. Fuori su questo corner. Turam, Turam. No. Ah, però la Roma parità dunque, le squadre si dividono. 0-0, va bene. Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, considerato che la vigilia in pochi avrebbero scommesso su un risultato positivo oggi, eh. Passiamo contro l'Inter 1-1, ci sta 0-0. Tutte queste emozioni. Palermo. Palermo. Allora, Mann. Man, sì, è in panca. Comunque è in panca, man. Comunque è in panca, man. E col Palermo dovrebbe giocare. Di gol ha perso poche volte in Serie A. Allora, gioca Mann per la Roma, gioca Mann. Dragusin. Eccolo Rovella. Carnicola già l'aveva. Dalla Lazio alla Roma. Gioca il Barbera di Palermo. Gioca Mann. Carnicola ha detto sei pronto. Lui ha detto sì, sono pronto, mister. Duaron, Ferre, Blin. Ragazzi, Valerio Ferre è sempre stato romanista. Ma forse Nicola ha impressione anche di prenderlo. Cross al centro, riesce a spazzare. Nicolau, Di è anche Francesco. lui romeno. Può nascere qualcosa di buono qui. Era difficile se prendere il portiere da lì, forse. Attenzione al Palermo. A metri per andare. Duraron. Posizione invitante, sentito il pubblico. Radu! Palla respinta dal Ah! portiere, si gioca. Gol del Ecco il Palermo. gol. E qui si Errore di gioca Radu, ragazzi. con la responsabilità del portiere. Errore di Radu. Si vuole riscattare col rigore. Ha sui piedi il pallone del doppio vantaggio. Para Rigore! Radu, ma sbaglia Verre praticamente. Vediamo se la Roma almeno trova il pari. Ma addirittura è uscito Radu. È uscito Radu. Mann è uscito. Lascia partire il tiro. No, De Messi in Planche, porta. che rigore. Rigore per la Roma. Vediamo chi va. Ma Zirkzee? Sì, ma. Hanno Ma la Zirkzee. chance di trovare il pari dagli 11 metri. Palo! Brutta difesa, altra possibilità. Cola, neanche ci crede. Con grande personalità ha fermato l'azione da porta. Palo. Preso palo, Zirze. Bravo De Planche. Rigore Palermo. Ma è assurdo, ragazzi. La ranocchia. Occasione da sfruttare per rafforzare il vantaggio. Ancora Radu. Beh, due rigori gli ha presi, ma tirati completamente male dal Palermo. Uno vero e l'altro Ranocchia. Prova la botta, Radu. riesce pure senza problemi a questa conclusione. Prova a dar lunga. Mi sa che la Roma la perde sta partita, ho impressione di quello.
Ho impressione che la Roma possa perdere. Retegui. Retegui totalmente fuori. Sì, ma non è possibile, ragazzi. Non è possibile, Roma. Sole. Sole de Planche e vince il Palermo. Un punto dopo due partite, un bottino decisamente magro, sicuramente inferiore a quello preventivato inizio stagione. Dionisi batte Nicola. Hanno fatto un È passo il importante maestro per deve la Roma, perdere. magari la prossima rivalità Sconsolato il maestro. Sconsolato il maestro, ragazzi, che perde la prima partita. Giocandola sì bene, Roma-Parma. Roma quindicesima. Ma c'è ancora tanto da lavorare. Nicola ha detto, squadra non è male. A Palermo abbiamo avuto un sacco di occasioni. Contro l'Inter abbiamo giocato la nostra partita. Rimane ancora tecnico della Romania. Comunque Radu, convocato, ha parato due rigori. Gioca Celik. Oh ragazzi, ma c'è Hummels. Torna lì Hummels. Si torna all'Olimpico, Roma. C'è grande attesa per la sua prova. Sfida il suo Mann, recentissimo l'ex, compagno di squadra al 32 Chelsea, della giocatore Roma. dei comodi. Gioca al posto di Suleman. Si fanno sentire i tifosi, c'è clima partita, atmosfera che si sta Roma riscaldando. Parma, via, Ancora un attimo di Valenti. pazienza e si parte. Un Contro il saluto suo a ex Roma. passato Nicola. Ha detto, non ci sta a perdere a Palermo, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Può Un po' avanzare il palo, un Gesualdo. po' la sfortuna. Retegui. C'è un'altra occasione per loro. 1-0, partenza lanciata per loro. Subito Retegui, ragazzi. Subito Retegui. Ciao Mann, perché deve subito tornare nel mondiale. Se la cava bene qui il portiere. Turam. Capisce tutto, recupera un po' Vediamo il se pallone della Stancio Roma. arriva a fine mercato. Ferreira. Zigze. Prova. Keman. Bravo il portiere che Radu. aspetta il pericolo. Ragazzi, Radu. Ha parato due rigori. Ah, proprio Denisman. Murato dalla barriera, va centralmente. Man. Grande tackle difensivo. Nicola ha detto Mann è un giocatore eccezionale, un ragazzo veramente come se fosse un figlio. Voglio un gran Ogni bene. minuto. Ah, lo fa vedere. Attenzione, Dragucin. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Ma mamma mia, Radu, ragazzi, è diventato. E anche Radu è come se fosse un altro figlio. Cioè, la fiducia che gli hanno dato Nicolò i Rovella. giocatori della Romania.
cattiva gestione della palla. E poi, cioè, gli ha permesso anche di fare un mondiale. Benissimo il pareggio, si sono dovuti però inchinare al portiere. Terzo, da terzo. Un grande intervento. Un mondiale da terzo. Il portiere superi quella circostanza. Radu! Incredibile. Arriva il triplice fischio dunque con la vittoria della Roma. No, no, ma importanti, ne manca qualcuno rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. Ma no, ma oggi è quella di a 4 punti. Ha trovato la via che aveva smarrito dopo le prime due partite. Chiaro, per Nicola inizia un bel lavoro, ma è un lavoro rispetto ancora all'Europa molto complicato. Chiaro, via Suso. Baldanzi, Napoli. Baldanzi vuole andare via, ragazzi, perché Baldanzi voleva andare via. Oh, via Guterres, 93 milioni ceduto. La Roma. Mi sa che va pure via Baldanzi. Cioè, la Roma può mettere due colpi al fine di mercato incredibile. E anche Baldanzi. Mamma mia. Due colpi dalla Roma adesso. Ci si aspetta due colpi a Roma. E anche Ginaldo può andare via. 8 milioni. Due colpi, niente male adesso. Giuseppe Riccardi vorrebbe tornare nella capitale. Sì, ma non so dove giocherebbe. Ah, 167 milioni. Sì, no, ragazzi. Neanche se gli dai tutta la squadra. Abbiamo Stanciu? No. Però magari non. Cioè, Zaniolo potrebbe ritornare a Roma. Mancata Setarai, ma può ritornare a Roma, perché Nicola. Zaniolo, ragazzi, è una minestra riscaldata, ma secondo me è una minestra non male riscaldata. Attenzione, potrebbe riportare Di Lorenzo a Roma. Giocatori che giocano all'estero, italiani. Arriva anche Zaniolo, che non è male. Gira e gira. Gira e gira. Ritorni alla base. Allora, no, perché abbiamo parlato di Lorenzo che al Parì non gioca tantissimo. Però io non credo che la Roma ha bisogno di un difensore. Sì, beh, si parla di Buongiorno. Si parla di Buongiorno. Moredes più 40 milioni. Ma
Assolutamente sì. Cioè, no, è incredibile. Fatto bene, ragazzi, non pagare 50 milioni di clausola. Che così la Roma può ancora usufruire di qualche acquisto. Tutto nelle ultime ore. Portare addirittura Di Lorenzo. Ora tu comunque sta lavorando bene. Allora, un altro difensore, Pellegrini. Ma Pellegrini è andato via. Sì, la Roma lo rivuole, ragazzi. Sente la mancanza, ma lui sente la mancanza della capitale, eh? Cioè, come è possibile? Riccardo Nicola lo utilizzerebbe subito, praticamente. Subito. Si parla di 50. Sì. Però riporti uno come Pellegrini a Roma, eh? Adesso Riccardo Nicola può piano piano lavorare con più tranquillità a Roma. Intanto lui dice al Crystal Palace. E torna Pellegrino. E torna Pellegrino. Pellegrini torna a Roma insieme a Zaniolo. E cambierà un di botto. C'è anche Mann. C'ha. Un altro giocatore che porterebbe. C'è Sablo Sly. Guarda chi vorrebbe portare a Roma. Sandrino Tonali, che ha segnato tra l'altro in Belgio Italia. Ricordo la squadra italiana, l'ha detto Sandrino. Sandrino. Che Sandrino vuole troppo. Vediamo se Stanciu. No, ma Stanciu. Vicari non sarebbe male per la porta. Sì, Vinicius. Boh, ragazzi, io direi di chiudere qua il mercato. Di andare subito. Comunque la Roma non ha l'Europa, eh. È arrivata ottava. Non ha l'Europa, Roma undicesima. Andiamo. Allora, in Champions sono. Siamo. La Juve torna in Champions, l'Inter. E anche la Lazio, visto. United, Chelsea. Ah, il Bologna.
Nicola ha portato. Chi va in conference? La squadra italiana a sto punto. C'è la Fiorentina. L'Udinese! L'Udinese in... Allora, Atalanta e Bologna. La Roma è fuori. Ma Nicola non interessa, l'Europa. L'ha già vinta. Al momento preferisce lavorare tranquillo, senza Europa, senza niente. No, ragazzi, bisogna cambiare... Che è bruttissima così la squadra. Vabbè. Allora, Pellegrini lì. A sto punto... Zaniolo di là. Poi c'è il Sole, ma c'è anche... C'è i Man. Zaniolo... Pellegrini, dai, Zaniolo lì. Esterno destro, Man potrebbe giocare a sinistra. Kumbulla. E io farei giocare Di Lorenzo. Bella la Roma, comunque. Bella la Roma. A sto punto, ragazzi, facciamo... Ma ce la simuliamo questa. Che una bella partita. Condizioni meteo favorevoli per giocare. Oggi c'è un bel sole, il terreno di gioco è in condizioni perfette. Lo spettacolo dovrebbe avere un beneficio. Amici appassionati, ben trovati. La Veloci Bar dell'Elia Dani qui con me per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena in questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Sì, c'è per l'ex retaghi. C'è spazio, occasione. C'è munizione. Attenzione, intervento da... Con la Sina Crosso. Incredibile l'Atalanta. Non ci sono dubbi per l'arbitro. Entrata punta con Rosso. Stava tanto in porta. Scelta complicata. Pier, o commetteva fallo o rischiava di prendere il gol. Pellegrini, tornato capitano. Prende la 17, ma poi tornerà a prendere la 7, che è la sua maglia, è il suo numero. Ederson. La Roma è in un buon momento fisico e psicologico, vuole ripetersi dopo il bel successo contro il Parma. Pensi possa arrivare un risultato positivo per loro oggi? Battere una formazione che ha giocato meglio, che ti ha messo sotto per larghi tratti del match, ha dato sicuramente fiducia a Pierre. È stata una grande... Con la mani. Quanto non dica il singolo gol di scarto. I giocatori sono... Bravo, Bove. Attenzione, passa il difensore. Retaghi, retaghi, retaghi. Ad un'altra possibilità. Retaghi! Retaghi, ragazzi. Retaghi è fondamentale nella nuova Roma. Retaghi è devastante nella nuova Roma. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Che telare. Colomoni. Supera di netto il marcatore. Radu. Turam. Molte opzioni a disposizione. È buona. Bravo Turam, ma bravo Retaghi. Ecco un'altra rete, vantaggio che adesso sembra incolmabile. Atalanta è in 10, quindi sembra un po' improbabile. Tu Nicola, adesso sì che posso lavorare bene.
Ancora non si spiega comunque la sconfitta di Palermo. Baldanzi è andato via. Era una gara speciale che attendeva da tempo, non si è parlato d'altro nei giorni scorsi. Le sfide contro l'ex squadra regalano sempre emozioni forti, vedremo come reagirà. Nella mia carriera, Piero, ho conosciuto giocatori che si bloccavano ripensando alla loro storia e altri invece che si scatenavano. La risposta ce la darà come sempre il campo. No, ragazzi, Zaniolo. Ha appena fischiato il calcio di punizione. La mette in mezzo. Radu. Di Lorenzo. Dica. Dragusin. Dragusin. Zaniolo. Retegui. Intervento duro ma corretto. Comunque la difesa da Roma bella forte, eh? I Dragusin. Occhio man. Occhio man. Man, primo gol in Serie A. Oramai Man non lo togli più. Oramai Man non lo togli più. Nicola non lo leva più Man. Ovviamente il miglior giocatore della Roma. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva Man da quella distanza. Charles De Ketelaere. Non tengono questo pallone. Può andare in porta qui. Altra occasione, attenzione. E c'è il gol, il terzo. Non si ferma più. Mamma mia, rete che ne fa tre. Che va a Roma. È troppo forte. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. E Cutler. 4 gol. Ederson. In 26 minuti. Colomoni. Cioè, abbiamo quasi finito. Prova ad andare. Comodo intervento del portiere. Radu. Retegui. No, Retegui è infermabile. E c'è il gol. Fu. Imbarazzante. 5 gol della Roma. 5 gol. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Ha eluso bene il pressing, eh? Poi la 5 gol della Roma. Ederson. Retegui, ragazzi, quest'anno esattamente si gioca titolo di capocannoniere. Intervento fondamentale. De Ketelaere. Possono ripartire, attenzione. Può metterla da lì. Portiere battuto. 6 gol, ma De Ketelaere ne ha fatti 5. Retegui 5. A Roma il problema non è l'attaccante. Azione del gol che merita. A 0 gol di Thuram. Morta l'Atalanta, ragazzi. Nicola che dà tanto possesso alle altre squadre. Più Icardi? Attenzione. Sulle più Icardi. Ah, ragazzi, pure Icardi. Pure Icardi, ragazzi.
Ragazzi, chiudiamo così l'episodio. Ci vediamo per il prossimo episodio. Barattuglia e Pinotage.